Ciao a tutte, benvenute nel nuovo video dei preferiti di giugno. Qui c'è il nostro assistente di oggi che si chiama? Io. Come ti chiami? Batman. Batman, oggi c'è Batman con noi. Allora, giriamo i preferiti di giugno, siamo ormai a luglio inoltrato, però ce la faremo. Allora, assistente, mi passi il primo prodotto, per favore? Questa? Uno che vuoi, quello che vuoi. Arriva. Ecco. Oh. Primo prodotto è questo, della Lizerl. Penso si pronunci così, ed è praticamente un esfoliante per il viso. Questi prodotti li potete trovare da QVC e sono praticamente prodotti naturali per la skin care. Ottimo questo, perché all'interno ha l'eucalipto, il burro di cocco e jojoba, cioè perle di jojoba, e appunto è un scrub molto delicato che purifica tutto il viso. Però un po' anche quello. Dicevo, la particolarità di questi prodotti, ne ho due da mostrarvi per i miei preferiti di giugno, è la profumazione, cioè è come se svolgessero anche un'aromoterapia, perché sono veramente buoni. Mi piace tantissimo, ve lo vorrei far sentire. È molto inebriante, perché appunto all'interno c'è l'eucalipto. E questo appunto lo utilizzo una o due volte a settimana, massaggiando con movimenti circolari, e appunto ha queste perline che servono da scrub. Beh, bisogna concentrarsi su fronte, naso, mento e contorno viso, usarlo ogni volta che lo ritieni necessario. Vabbè, appunto lo trovate su QVC, a me è arrivato questo prodotto e alcuni altri, ora ne ho testati due, mi piacciono tantissimo, con il libricino che vi spiega, questo qui, che vi spiega come utilizzare tutti appunto i prodotti di questa linea. No, ma veramente buonissimi. Altro prodotto, sempre della stessa linea. Vai, prendi quello, amore. Vieni qui. Grazie. Allora, questo prodotto è invece il detergente che io utilizzo quotidianamente, sempre della stessa azienda. E all'interno c'è camomilla, rosmarino, sempre burro di cocco, olio essenziale di eucalipto. E ovviamente anche questo è qualcosa di spettacolare a livello di profumazione. Aspetta, ora anche quello. È veramente buono, molto delicato, però cioè, dà veramente un risultato, una sensazione di pelle pulita. Io lo utilizzo con il mio Clarisonic e mi sto trovando molto bene. Qua dice appunto usarlo mattina e sera, io lo uso solo la mattina, per tutti i tipi di pelle. Buonissimo, questo è il Clean and Polish. Poi, secondo prodotto, terzo prodotto. Questo. Passiamo ai capelli. Cosa sto usando per a giugno? Cosa ho usato? Praticamente ho fatto un mese di mare intero e quindi ho iniziato a utilizzare prodotti specifici per il sole, cioè per i capelli esposti al sole. Allora vi mostro ovviamente lo shampoo, che è questo qui, che sto utilizzando, l'After Sun della SP di Vella. Ottimo, perché comunque rende i capelli molto morbidi, puliti, ed è una detersione delicata per capelli. Della stessa linea sto utilizzando anche il fluido dopo sole, che è questo qui, appunto per idratare capelli e corpo. Questo addirittura si potrebbe utilizzare sul corpo, ma io lo utilizzo solo sui capelli, ed è un'idratazione appunto di lunga durata per capelli e corpo, tipo un siero appunto che si mette soprattutto sulle punte. Terzo prodotto, ovviamente immancabile, il balsamo. Lo faccio io. Dammelo. Basta. Ok. Immancabile il balsamo, che è questo qui, ed è appunto un balsamo idratazione immediata e efficace per capelli. Tutti questi prodotti io li ho presi a Bari da Pino e Salvo, che sono i mitici Pino e Salvo parrucchieri in centro, che hanno tutta la linea ovviamente SP. C'era appunto una promozione, mi hanno dato anche la borsa e altro. Quindi questi sono i tre prodotti SP Vella che sto utilizzando per proteggere i capelli dal sole. Poi Just, non so se conoscete questa marca svizzera, io l'avevo sentita ma non avevo mai provato nessun prodotto loro, e ora ho preso tramite rappresentante questo qui, il deodorante della Just, Deo Malva, deodorante roll-on alla malva. È molto buono, la profumazione è abbastanza, cioè, persistente, ideale indicato per pelli sensibili. All'interno c'è anche un po' di geranio, limoncello, limone,
E appunto serve per come deodorante, non serve a niente, è un deodorante buono comunque. È sempre di SP. No, mamma, che fai? Sempre non mettere questo. Dove sta il tappo? Sempre di SP. Sempre di Just. Ho preso anche questo qui, che è uno spray per ambienti alla eucalipto. Spray con olio essenziale. Aspetta, me lo passi, grazie. È uno spray con olio essenziale di eucalipto, pino, rosmarino e abete per una gradevole sensazione tonificante. Vabbè, qui dice di spruzzarlo nella vasca da bagno, ma io veramente lo spruzzo sia sui cuscini, anche sui suoi cuscini, e mi sto trovando molto bene perché è veramente buono. E anche questo è abbastanza come si può dire, non mi viene il termine, fa respirare meglio, ecco, balsamico, ha un effetto balsamico buonissimo. Quindi Just Eucasol si chiama, non costano poco questi prodotti, però sono buoni. Poi tisana estiva, sto utilizzando molto questa, la metto in una bottiglia d'acqua, un po' di prodotto, cioè abbastanza prodotto, e la metto in frigo, quindi una tisana fresca, English Fruits della Wittard, che mia sorella mi ha portato da Bologna quando è andata, presa da Gallina Milza. Ottimo prodotto, molto buono, volevo provare appunto questi tè e tisane e mi piacciono, guardate che bello il packaging poi, molto carino. Andiamo avanti con ultimo prodotto, ah no, quest'altro prodotto che è praticamente, non so se l'ho già mostrato, però l'ho utilizzato tantissimo a giugno, ed è appunto della Alo, un caricabatterie per iPhone o per altro, perché ha diversi tipi di prese, preso sempre su, preso da su QVC, carino, comunque fucsia, molto carino, diciamo ti supporta nel momento del bisogno, visto che comunque la batteria dell'iPhone 6 all'inizio sembrava durasse parecchio, ora invece di nuovo neanche mezza giornata. Secondo me lo fanno apposta per farti passare poi al livello successivo di cellulare. Comunque, ottimo prodotto. Stai fermo. Ultimo prodotto che vi voglio mostrare sono queste. Le avrete viste sicuramente sul web. E sono le famose... i famosi... La mano davanti alla... La bocca. I famosi zoccoli della Schul, non so se si chiamano zoccoli in tutta Italia, ne li chiamano zoccoli, e sono appunto i pescura, carini da mettere la mattina, così mi sto trovando molto bene, mi piacciono per quanto mi possano piacere gli zoccoli, però ovviamente non so mamma. Voi, ma io in estate con le scarpe proprio mamma. Che hai fatto? Non, cioè devo per forza portare scarpe basse, perché altrimenti con due bambini poi e nulla. Quindi questi sono tutti i prodotti preferiti del mese di giugno. Oggi girerò una valanga di video, spero, e nulla, ci vediamo al prossimo mese. Ciao ciao, saluta.